those columns. The real world lies beyond. This thing won't let me pass. What am I supposed to do? Seek the truth. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui su... Credo sia l'ultimo livello di Sanitarium. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale. La maggior parte di voi non è iscritta e a voi non costa nulla, ma a me farebbe un grandissimo piacere ricevere sempre più iscritti per potervi portare sempre più retro game e videogame attuali, insomma, di qualità come questo. Allora, quindi lui si muove in maniera speculare a me. Ok, sono rimasto fregato. Non mi devo far beccare da ste cose nere. E lui si muove in maniera speculare a me. Ma non capisco se sono a tempo o in base a dove mi muovo. Credo siano a tempo. Ok, quindi non devo andare di là. No, di là no. Ok, preso. Ah, ok, sì. E cosa sblocca? Si è aperto qualcosa qua sotto? No, ma dai! Fai vedere. In teoria... No! Ma non ok, allora devo continuare a spingere per andare, perché sennò rimango fregato, rimango intrappolato. No, ma dai, ma non è possibile. Vediamo. Sì, ma perché? Ma io mi sto spostando e lui mi blocca, cioè non ha senso. Vabbè, proviamo ad andare di qua. Ok, ce l'ho fatta. Ma che? È Max? Cos'è? Star Wars. Vai, vai. Ah! Mannaggia. E dove vado? Di qua. Dai che siamo vicini, dai. Preso. Ce l'ho fatta. Ho finito. You're my hero. I love you. Shadow is gone. You failed, Morgan. I'm gonna live. Sai che abbiamo finito? Vediamoci il filmato, vediamo un po'. I'm back. It's over. Head of the Mercy Drug Corporation, Dr. Jacob Morgan, has resigned. This surprising development comes just a few short months after the corporation made its cure for the DNAV virus available to the public. Dr. Morgan's successor, Max Lawton, the man who discovered the DNAV cure,
had no comment. The trial of Dr. Jacob Morgan, former head of the Mercy Drug Corporation, begins this morning. Federal authorities claim Dr. Morgan hindered the drug's development in an attempt to increase company profits. He may even have gone so far as to sabotage a researcher's car, an act which nearly prevented a true cure from ever being found. Prosecutors are confident that Morgan will be found guilty and sentenced to life in prison. Ok ragazzi, ho voluto lasciarvi questo dialogo finale perché ho visto che non ci sono i sottotitoli, quindi non volevo fare errori di traduzione. Comunque pare che la storia sia questa, cioè che Max stesse cercando una cura, insomma, alla malattia che credo abbia ucciso sua sorella, e poi abbia scoperto durante quelle ricerche con la moglie, che quelle lì, diciamo, lì in Sud America, abbia scoperto che il suo vecchio amico Morgan, compagno di università, stava lavorando a delle cure, che essendo insomma abbastanza influente avrebbe potuto aiutare magari molto la ricerca di Max, e salvo poi scoprire che in realtà lui voleva soltanto la gloria e non una cura vera e propria, quindi per una malattia che poi sembra simile a quella che ha ucciso Sara, e che Max si sia ribellato proprio perché anche lui stava facendo una scoperta molto importante nel campo, quindi penso per la malattia di sua sorella, mentre Morgan magari stava lavorando ad un altro farmaco, e quindi per gelosia Morgan deve avergli sabotato la macchina, sabotato i freni, quindi averlo condotto a quell'incidente e al coma. E ritengo che tutta l'avventura sia insomma una sorta di esperienza pre-morte di Max, insomma, di quelle esperienze di cui si sente parlare, che avvengono durante il coma. Poi la gente vive delle realtà parallele e dei sogni, insomma, come li volete interpretare, li potete liberamente interpretare. È un gioco sicuramente molto interessante, una di quelle chicche che purtroppo non si vedono più per computer, che ormai è diventato un semplice porting in più per tutto quello che già esce per le altre console, mentre avventure punta e clic così, insomma, non si vedono più. Basti pensare a giochi come Desperados, qualcosa di simile come magari può essere il gioco di Robin Hood, insomma, tante particolarità che per computer non escono più. Comunque, è un gioco veramente molto interessante, ve lo consiglio, e tenetevi in contatto col mio canale, insomma, iscrivetevi, attivate la campanellina delle notifiche per tutti gli altri horror che sto portando in questo ottobre horror, e nello specifico Undead Nightmare, il DLC di Red Dead Redemption, e Cold Fear, gioco molto interessante che già avevo finito parecchi anni fa e che ho scelto adesso di portare sul canale perché vedo che, insomma, può essere un contenuto molto molto interessante. E nei prossimi giorni continuerò a portare Red Dead, come già detto, Cold Fear. E penso di cominciare anche con Nocturne, un altro horror molto 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 interessante, e perché no, magari anche degli altri punti e clicca, sempre diciamo retro game. Va bene ragazzi, io per oggi vi saluto qui, ci rivediamo nel prossimo video. Come già detto, iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate un like al video.